Sono più di 200 i titoli PlayStation 3 abilitati alla tecnologia Move. Ci sono i party game, i titoli per la famiglia, per i più piccoli, per i giocatori alle prime armi e anche per gli appassionati. Medieval Moves, provato qui alla Gamescom, è il classico gioco in grado di mettere d'accordo tutti. Ambientazione fantasy, enigmi da risolvere, combattimenti all'arma bianca o con armi da tiro, da affrontare rigorosamente con il motion controller di PS3. Medieval Moves è un titolo in esclusiva per PlayStation 3, che uscirà a novembre 2011. Nel gioco, il nostro regno viene conquistato dallo stregone Morgrim, che con una maledizione trasforma tutti in scheletri sotto il suo controllo, con l'eccezione ovviamente del nostro eroe, Deadmund, che conserva il controllo della propria mente e del proprio corpo grazie ad un amuleto appartenente alla sua famiglia. Toccherà quindi a lui riportare tutti alla forma di esseri umani ed eliminare la minaccia di Morgrim. Medieval Moves è stato creato dallo stesso team che ha dato vita a Sports Champion. Abbiamo preso alcuni dei controlli usati in quel gioco e li abbiamo portati ad un livello superiore, tanto che internamente li chiamiamo Moves 2.0, combinandoli insieme invece di tenerli separati. Passerete quindi dallo stoccare una freccia al lanciare delle lame, dallo scudo alla spada, senza interruzioni e simultaneamente. Medieval Moves si sviluppa in due modalità, quella storia, divisa in capitoli, composta principalmente da combattimenti continui, ma anche puzzle e incontri con diversi boss per rompere la routine dei combattimenti standard, e poi la modalità battaglia, da giocare in single player o con un amico, sia online che offline, cooperando o sfidando. È sempre difficile stabilire una durata approssimativa, al momento non abbiamo abbastanza informazioni, ma posso immaginare che la durata della modalità storia sia comparabile a quella di altri titoli del genere su Blu-ray, mentre la modalità battaglia in multiplayer potrà regalare infinite ore di gioco.